tropicale e fare tanti bagni in un bel mare cristallino pieno di pesciolini che ti nuotano tutti intorno. Le piranha. Non fai. Gaetano, disoccupato, ho portato via il manette. È arrivata la donna tutta acchiappata, era la moglie. Si era tagliato il braccio per avere la pensione. Giulietta, la più bella della classe, si è impiccata vestita da sposa. Era così gonfia che non entrava nella bara. No, no, la salute come ha chiuso Italia, troppo tardi ormai. Cioè, voglio dire, l'amore è cieco, la fortuna è bendata, io ne ho due su tre e proprio io mi devo accanire. Ma non lo ama, non lo ama, sono sicura. Lo vuol solo spennare quel coglione. Eh sì, perché mio marito è una brava persona. L'aveva presa fuori la puttana. Gli faceva fare le pulizie nella nostra casa in montagna. E adesso lì, prigioniera, è prigioniero di quella strada. Le sue mani, i suoi ciondoli al collo, il tatuaggio di Minnie e Topolino sulla spalla. Che sarà di noi, mi chiedo sempre, quando troverò una ragazza più giovane che gliela scegli, o me o lei? Di una cosa sono sicuro, mi mancherai un casino. Stronzo! Vorrei che mi vedessi un giorno. Vorrei guardare i tuoi occhi e sentire che il mio sguardo è cambiato. Vorrei che mi riconoscessi tra la folla della metropolitana o sui binari del treno. Vorrei salutarti da lontano con la mano. Voglio fare una rivolta. E comincio qui. Ora. Da me.